Amore, ti ho tradita! Non è vero però, bella a tutti ragazzuoli, questo è Espo, oggi siamo con un nuovo vlog. Ragazzuoli, oggi stiamo con un video che l'ho visto fare da dei ragazzi su TikTok. I ragazzi sono loro. È vero che Dodo ieri sera era con te? E c'è questa ragazza che ha chiamato gli amici del ragazzo per vedere se lo riuscivano a coprire oppure no. Nel senso, adesso Ross chiamerà Valerio, Monte, più altre persone e gli chiederà tipo, ieri sera è uscito con te? Oppure, in questo momento sta con te, ha detto che sarebbe uscito da te. E vediamo cosa risponderanno, sei pronto? Sì. Oh, donna di troppe parole. Non ti voglio battere 5, ti voglio solo far alzare per metterci sul tavolo. Ah. Oh, non dir troppe parole, che poi si stanca il pubblico a sentirti parlare. Ok, ragazzuoli, sei pronta? Sì. Allora, chi sarà la prima persona che chiameremo? Valerio, ti va bene? Va bene. Ok, vediamo se risponderà. Oh, Roschi. Oh? Yo. Ma Edo sta con te? Ma adesso? Sì, ora, perché mi ha detto che veniva da te, però... Boh, ho letto dei messaggi strani, quindi non lo so. No, no, sta arrivando, cioè non sta mo con me, ha detto che sta qua fra 5 minuti, non lo richiamo. Ma mi sembra strano perché è uscito tipo un'ora fa. No, non lo so, ma ho detto che devo andare più a qualcosa, per un video e poi boccava da me. Però non sta adesso, mi ha detto 2-3 minuti. Vabbè, fammi sapere quando viene, quando arriva, perché cioè, non credo stia venendo da te. A me mi ha detto che stava in bocca, poi se ha fatto altro non lo so, però dovrebbe venire. Adesso non sta con me. Appena arriva te lo passo, se no lo chiamo moglie, glielo chiedo, ti faccio sapere. Va bene, fammi sapere. Dai, è bella. Vabbè, sei un pazzo di merda! Mi fratello! Tronzo! Mi fratello! Ti odio! Hashtag Valesto, mi fratello! Un fratello si copre, farò la stessa per te. Non succederà mai. Va bene, non... Okay. Ero mezzo indeciso fra trasnicciarmi o no. Esatto. Ero mezzo indeciso fra Rocky e Vale o Valesco, però Va bene, ok, tranquillo, ok. Ti amo, fratello. Dai, ci becchiamo, ciao. Raga, se siete arrivati fino a questa parte del video, lasciate like e commentate hashtag Valespo. Non ho parole. Grazie Vale, mio fratello, gli offrirò una cena stasera. Non posso fidarmi più di nessuno. Posso fidarmi di tutti. Adesso chiameremo? Chiamo Monte. Allora, chiamiamo Monte, però secondo me Monte mi... Io non lo so. Sì, mi parlerà, mi coprirà, perché ieri ho registrato questo. Ragazzuoli, sta andando nell'Airbnb di Monte per fargli un mini prank che poi in realtà gli farò domani. Però me lo curo per bene questo scherzo. Fratello, che sta a fa? Che sta a fa? Ti sei rotto il phone? Bro, il peggior phone della storia, lo sto provando oggi, ma... Lo vedi, va pianissimo. Vai, sta asciugando i capelli, si è fatta doccia? Sì. Vabbè, dai. Ti aspetto di qua. Ora devo solo nascondere la telecamera e non so dove metterla. Penso tipo qua, aspettate. Qui dietro la porta. Così. No, fa schifo perché sta in controluce. Metto la scarpa sul letto. Vedi i commenti a YouTube? Sì. Non è neanche il tuo canale. Comunque, ti volevo dire, stasera che devi fare? Perché vengono dei miei vecchi amici da Roma, compagni di classe. Vengono due ragazzi e tipo 5 ragazze. Okay. Se vuoi uscire. Fratello, però. C'è di scuola. Forse, oggi forse dobbiamo andare a comprare al casino. In bocca. Al casino? Perché al casino no? Fino a Lugano. Provare, sì. Ma no, così non è che andiamo a scuola. Ma non mi pare, io devo beccarmi con questi amici. Fai venire loro. Sì, come sì. Andiamo? A piedi, col treno? Sì. Lascialla. Dai, sono carine ragazze. Una era quella mia ex, lo sai? Davvero? Sì, una è abbastanza carina. Cioè, allora, so chi è. Vabbè, sì, perché andiamo a scuola insieme, magari no, sono grandi. Sono tipo una ragazza e un ragazzo sono più grandi, gli altri invece hanno l'età mia. Ok. Vabbè, se non vuoi venire. No, fratello, devo sentire Valerio. Ma perché me l'hai detto adesso? Perché loro mi hanno scritto. Hai presente quando scrivono l'ultimo? Sto a Milano. Sì. E stavano a Milano, sono venuti ieri e si sono ricordati oggi di scrivermi. Ho detto sì, beccamo, sei bella. E allora ti piscio. Niente, ho fatto capire a Monte delle cose. Però alla fine io e lui ieri sera non siamo usciti. Vediamo cosa mi dirà. Vai, chiamalo. Tanto non risponde Monte per come è fatto. T'ho detto, non risponde mai. Ale. Stavo attaccando su Flash. Ma io non ho parole. Oh, ti devo chiedere una cosa però sincero. Ieri sera, tipo verso le 10-11, Edo stava con te? Ieri sera. Ieri, sì, mi ci sono beccato e ci sono beccati con gli amici suoi. Poi dopo sono andato al casino la notte dopo. Ok, quindi cioè, fino a che ora più o meno? Verso tipo l'una stava con voi? Sì, poi dopo gli è parlato che sono andato al casino, ma lui non voleva venire. Va bene,
No, no, così perché boh, non mi rispondeva, non sapevo dove stava. Come tu sta? Oh no, ora sta su in camera. No, lascia, lascia, poi dopo, sì, poi si è tirato, niente. Va bene, dai, grazie. Mi fratello Monte! No parole. Mi fratello Monte! Non chiamerò mai i tuoi amici. E chi chiami? Nessuno. Come fai a scoprirlo allora? Lo scopro comunque. Allora, adesso dopo Monte chi chiamiamo? Lele. Lele Lele si chiama. Sì, perché c'è Lele, un altro Lele. Lui è Lele. Oh? Ehi. Oh, tutto bene tu? Bene. Ma una cosa, ma Edo con te? No. No, come no? No, amore. No. Greve. Perché? Perché mi ha detto vabbè vado da Greve e sto con lui. What? Mi aveva detto. Lele è infame! Lele che non mi copre! Oh. Niente, ce l'ho con te, basta! Ma no, fammi spiegare! Sarà confusissimo! Oh, niente, stavo facendo un prank! Dove praticamente chiamiamo i nostri amici e vediamo chi copre i miei ex. E tu sei l'unico che sei mio amico, perché tutti gli altri sono dei bugiardi! Ti amo, cazzo! Valerio ha detto che stava con lui. Monte ha detto che stava con lui. Quindi sono degli infami. Ti chiamerò sempre, mi fiderò per sempre di te. Ci becchiamo, ok? Ti amo. Love you, bye. Un applauso per Lele. Comunque, due minuti fa Monte mi ha mandato un messaggio vocale, ascoltiamolo. Frate, ma che hai fatto ieri sera? Che mi ha chiamato Ross, mi fa ma stava con te perché boh, non mi rispondeva, è sparito, eccetera. E io ho detto di sì, però che mi dubbi. Mi fratello Monte, mi fratello Monte. Vabbè, non lo so, non lo so. Comunque, dopo Lele chi chiamiamo? Angel. Chiama Alfa. Ma che cringe è chiamare Alfa? Quindi dici che Alfa è cringe? No, perché non Alfa, se mai. Stai guardando questo video, non lo chiamo mai. Rosalba ti ha dissato. Rosalba, social boom. Guardami negli occhi. No, amore, senti, perché non lo chiamo mai? Cioè, è strano che io lo chiami a telefono. Al massimo facciamo house party. Però... avevo un pelo di Angel in bocca. Dici se stavo con lui in questo momento e dici ah, ma hai detto che stavi a Milano ed ero uscito con te. Lui è un trapper, Alfa. Ormai... niente, regà. Niente, Alfa non ci ha risposto. Chiama, chiama Bise. Non so neanche se c'è il numero. Rosalba insulta Alfa e Bise. Non ho il numero di Bise. Dirà Bise che io stavo andando a casa sua perché mi ero organizzato con lui per beccarlo. Però scordo il telefono a casa. Ehi. Oi, Vale. Sono Ross. Senti, ma Edo sta venendo da te, giusto? È arrivato? No. No, perché ha detto che dovevate registrare un video, però ha dimenticato il telefono a casa. No, io sono a Torino. Che a Torino? Sì, io sono a Torino. Non ci credo. Mi sa che ti sei confusa. No, 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 ha detto vado a registrare un video con Bise. Strano. Quindi Bise non mi coprirebbe un tradimento. Bise non coprirebbe un tradimento, eh? Sei un ok. Grande. Lo dirò social boom, lo dirò, va bene. Sei un grande. Ma dai, sarò anche amico di Rossi. Va bene, va bene. Me lo ricorderò, Sei tipo quasi l'unico ad avermi detto la verità, sei un grande. Grazie. Ciao. Ciao, vabbè. Guarda, io non ho parole. Oh, eravamo partiti bene, eravamo partiti con Monte e Vale e siamo finiti. Allora, perché Lele conosce da più tempo me. Anche Gise forse. Boh, può essere, però. Chiama Claudio. Claudio? Col tuo telefono, morta. Vai. Morta. Non squilla. Stiamo trasferendo la tua chiama. Chiama Claudio l'altro numero. Questa è una questione di vita o di morte. Se sei spostato lì con lui a registrare o no. Perché la gente non risponde sabato? Che fa? Che fai di sabato? Ok. Niente. Claudio non ha risposto. Ok, Claudio mi ha appena scritto che non prendeva, quindi lo richiamo. Vai, richiamalo, richiamalo. Stiamo trasferendo la tua chiamata alla segreteria. Attaccato. L'ho sentito attaccato. Vabbè, basta, non ci sarà Claudio, mi dispiace. Mi hai scritto chiama ora vai. Non so se mi sta prendendo in giro. Mi ha mandato un messaggio chiama ora vai. Pronto? Ehi Cla, scusa se ti disturbo di sabato, però una cosa importante. Ma Edo sta, sta con te? Edo? Sì, Edo. No, l'ho sentito un paio d'ore fa, però poi da allora niente, perché? Ah, perché mi aveva detto che doveva girare un video e stava con te. Però non mi risponde. Mi ha scritto un paio d'ore fa perché c'era tutta la roba dei video di Monte, eccetera. Solo che poi ero via e ho lasciato il telefono da parte. Quindi, cioè, ti ha scritto, però non vi siete visti perché è partito più di 2 ore fa. Quindi, boh. No, guarda, visti no. A meno che non si stia per presentare a casa mia un presianto. Ah, boh, mi sembra strano. Sono 3 ore che. Vabbè. Non è con Ari, magari, con Monte. No, no, già l'ho chiamato. Ha detto che veniva, cioè che stava
che andavate in ufficio. Ok. Nulla, però non mi risponde da un paio d'ore ed è uscito da 3 ore. Guarda, se vuoi provo a sentirlo anch'io, magari si è beccato con Fabio. Vabbè, ok, ok. Allora, boh, magari fammi sapere se ti risponde. Dai, adesso provo a sentirlo, tranquilla. Vabbè, Fabio, però lei... è stato losco, è stato molto losco. Ha detto no, però forse ha dato la colpa a un'altra persona. Esatto. Chiama Claudio, cioè chiama Fabio. No, lui ha fatto come Ponzio Pilato, si è lavato le mani. Top. Sai chi era Ponzio Pilato, no? No. Come no? Ponzio Pilato è presidente del consiglio del 2006. Non lo sapevo. Niente raga, studiate, è importante. Richiamiamo Alfa. Vediamo almeno se risponde o no. Se Alfa ha fatto l'infame o no. Non risponde tanto Alfa. Sta facendo musica sicuramente. Allora ragazzuoli, 50.000 like e faremo una parte 2. Anzi, 50.000 like e io chiamerò le amiche di Rosalba. Ti piace? Comunque ragazzuoli, io e King speriamo che questo video vi sia piaciuto. Giusto King? Ti sei divertito a farlo? No. Ed è per questo che voi mi chiedete sempre: Edo, perché non fai più video con Ross? Perché non si diverte a fare video con me? Comunque, se questo vi è piaciuto lasciate un bel like, commentate, condividete, iscrivetevi per venire alla Sespos Family. Noi ci vediamo con un prossimo video ancora più figo. Baci cuccioli.